Un successo dal sapore dolce per una VL che domenica pomeriggio in casa ha trionfato per 93 a 87 contro la Vanoli Cremona. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è tornata infatti alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, riuscendo a battere in rimonta un Cremona alla ricerca disperata dei due punti per poter uscire dalla zona retrocessione. Zona retrocessione che stava risucchiando anche gli uomini di coach Banchi, che prima di questo match li vedeva solamente a due punti di distanza. L'ottimo inizio di partita da parte degli ospiti ha spaventato e non poco i biancorossi, che per recuperare la discrepanza massima creatasi di 13 lunghezze si è dovuta aggrappare 19 punti di Lamb ai 18 di Sanford e un super Zanotti da 15 punti. Avevo chiesto per tutta la settimana che avessimo la forza di reagire qualora questo fosse accaduto, perché era inevitabile che le tre sconfitte consecutive si portassero in dote anche della tensione, no? Quella accumulata per una brutta sconfitta a Brescia, una con delle recriminazioni a Trieste ed un'altra molto più grave in casa con Treviso. Quindi si è verificato, però la forza con cui siamo rientrati testimonia la volontà che c'era, la prontezza che c'era nella squadra di reagire anche nel farlo con quintetti, come detto, magari anticonvenzionali, che però sono stati produttivi su entrambe le metà campo. Non abbiamo sofferto più di troppo al rimbalzo e questo è stato un dato importante. In attacco abbiamo fatto valere l'impatto di giocatori diversi che sono a turno diventati protagonisti, e questo ha tolto dei riferimenti anche difensivi ai nostri avversari. Siamo stati bravi, ripeto, non ci siamo mai abbattuti, siamo sempre stati uniti e anche sotto almeno 11 iniziale, dove abbiamo subito 30 punti, insomma, ci siamo raggruppati e questo penso sia un ottimo segnale per noi andando avanti per la fine della stagione. Ora la VL sale a quota 14, tirando un sospiro di sollievo, sapendo che la posizione in classifica che ricopre non è rassicurante, ma che per una notte le ha permesso di dormire più serenamente. In settimana, per i ragazzi di Banchi sarà importante ricaricare le pile in vista della difficile ma non impossibile trasferta di Milano, che li vedrà sotto i riflettori del Mediolanum Forum domenica 13 febbraio alle ore 18:15. Sconfitta invece nella pallavolo per le ragazze della Megabox Valle Foglia, che al Palacarnaroli di Urbino sono state fermate per 3-7-0 da un Cuneo più attrezzato. La squadra di coach Bonafede ha cercato di giocarsela fino all'ultimo punto, uscendo a testa alta contro una formazione che in classifica dista ora 13 punti. 12 invece sono quelli ottenuti fino ad ora dalla Megabox, che rimane a due lunghezze dalla zona retrocessione. 0 punti anche nel calcio, con una Vis Pesaro irriconoscibile che viene sconfitta a domicilio dalla Viterbese per 2-0. Una prestazione opaca da parte degli uomini di Mister Banchini, che allo stadio Benelli hanno visto festeggiare per ben 2 volte una squadra che prima del match domenicale sostava al penultimo posto, ma che con il mercato di gennaio si è intelligentemente rafforzata. Pensare che questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario. Noi oggi abbiamo perso la partita, siamo ancora settimi in classifica a 8-9 punti dalla zona play-out, quindi qua bisogna pensare che tutto quello che viene fatto è fatto per crescere, per migliorare, ogni volta lo dico, noi dobbiamo pensare 3 partite in una settimana, non sono facili da gestire, dobbiamo fare la conta di chi ha giocato e rigiocato. È evidente che dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, però io sono consapevole che quando vai a fare l'infrasettimanale e non perdi, hai fatto una cosa super. E noi purtroppo abbiamo fatto 4 punti nelle trasferte e oggi abbiamo perso. Dobbiamo stare sereni e lavorare con l'ottimismo e con la mentalità che ti consente di migliorare, di crescere. Di intelligenza invece non si può parlare per quanto riguarda il brutto gesto compiuto da alcuni sostenitori dell'Alma Juventus Fano. Offese e insulti contro la società sono apparsi sotto forma di scritte nella notte tra sabato e domenica scorsa davanti allo stadio Mancini, che ha portato la stessa dirigenza a denunciare l'accaduto. Fattaccio che di certo non è andato giù al presidente del Fano, che con una nota sul profilo Facebook della società ha annunciato deluso di volersi arrendere lasciando la proprietà della squadra. Concludendo col rugby, la Fiorini Pesaro è pronta ad accogliere il nuovo rinforzo che porta il nome di Emiliano Ferrari, italo-argentino, classe 1999. Rincalzo da 1,75 m per 100 kg di peso che ricopre il ruolo di terza linea centro e che andrà a rafforzare la squadra pesarese, che tornerà in campo il 20 febbraio a Cesena contro il Romagna.